Dopo l'ottimo lavoro che hai fatto in Cina, ho una notizia buona e una ancora migliore. La buona notizia è che ti promuovo ad apprendista responsabile dello zoo. Quella ancora migliore è che potrai costruire uno zoo da zero. Stavolta dovrai cavartela con le tue forze. Non ci sarà Nancy ad aiutarti, anche se ti augura buona fortuna. Quindi in realtà era una notizia buona, una migliore e una un filo peggiore. A ogni modo, ora hai la possibilità per metterti davvero alla prova. In questo nuovo zoo voglio vedere tante specie diverse in altrettanti habitat e mostre, ma soprattutto tanti visitatori. Poi vorrei che mantenessi i tuoi dipendenti sempre felici, e ovviamente lo stesso vale per gli animali. Poi vediamo. Ah sì, prova a farci guadagnare bene all'inizio, così potremo continuare il nostro importantissimo lavoro. Se ci riesci, dovresti tirare avanti per un bel po'. Ci sentiamo più tardi, buona fortuna!
Thank you.
Thank you.
Tasty. Loony balloons. Thank you.
Ma guarda, abbiamo già uno zoo, vero? Oh, oh, che velocità! Mi hai reso orgoglioso, sai? A dirla tutta, quando pensavo di affidare la costruzione di uno zoo a qualcuno, ero sicuro che sarebbe toccato a mia figlia. Non era destino. A meno che... Immagino tu non sia disponibile a farti adottare, vero? Oh, quasi dimenticavo. Ora che hai completato i tuoi primi incarichi, o obiettivi di bronzo, come li chiama Nancy, puoi, se vuoi, passare al prossimo zoo. Io preferirei che restassi qui a occuparti degli altri obiettivi, ma capisco il desiderio di andare avanti e poi tornare indietro, come su una specie di ascensore. O come su una scala mobile che non funziona tanto bene.